No. Sto per il vlog, 3, 2, 1, via. Bro, raga, guardate il muscolo che va da solo. Oh, 6. Bella raga, bentornati in questo nuovissimo video vlog baby. Allora raga, non voglio allungare le cose perché deve essere un vlog veloce come al solito. Non mi voglio annoiare con l'intro, quindi lasciate subito like, iscrivetevi al canale e seguitemi su Instagram valerio.mazze, che dobbiamo arrivare a 1 milione sia su Instagram che su YouTube. Ci manca pochissimo, andate. La prima cosa che facciamo stamattina è proprio questa qua, venite a vedere. Ieri abbiamo preso questi, che sono degli insettini, però sono commestibili, cioè si possono mangiare. E siccome la fobia più grande di Diego sono gli insetti e i film di paura, cioè, sembra tutto un uomo ma ha paura dei film di paura degli insetti, non so se glielo metterò addosso o glielo farò mangiare, dipende. Adesso lui sta dormendo, andrò di là, glielo farò mangiare e boh, intanto iniziamo così il vlog, poi vediamo come andrà a finire. Dove è prescelto? Bro. 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 Era un insetto, però si poteva mangiare, bro. Bro, cazzo. Bro, lo potevi mangiare. Mangialo per vlog. Lo so che ti fanno paura. Ah, bro. Bro. Assaggia, guardami, assaggia. Ma che cosa ti sei fatto? Guarda, per toglierti l'insetto che ti sei fatto addosso, bro. Quindi, no, bro, prima che te li lavi, assaggialo. No, bro. Bro, so che è la tua paura più grande. Che cazzo, che spavento. Dai, bro. Bro, sta di bacon. Merda. Business che l'hai preso qua sotto. L'ho preso qua sotto e non sa di bacon. Per il vlog, 3, 2, 1, via. Oh, bro, bellissimo. Mi sa che rimetto sta parte al rallentatore che lo studi. Ok, poi ultimamente abbiamo visto questo trend su Instagram, che è la bottle cap challenge, cioè dobbiamo togliere il tappo alla bottiglia con un calcio rotante. Lui ha fatto 12 anni di Cin Chuan Muay Thai, quindi per lui sarà facile. Per me sarà impossibile, quindi proviamo. Vai. Sei pronto, bro? L'ho tolto. È Bruno, sto per scivolare qua. Basta, dai, appunto. Vai. La cosa che abbiamo comprato, raga, è questo qua, guardate. Pam pam. Vi starete chiedendo che cos'è sto coso? Beh, è un collare per cani. Se voi mettete tutte e due queste parti a contatto con la pelle e cliccate questo bottone, vedete il rosso, darà la scossa. Quindi ora faremo a gara io contro Diego e vedremo chi resisterà di più. Ce la facciamo qua. Okay. 3, 2, 1. Bam. Non ho sentito. No, se metti da me. 3, 2, 1, bam. No, non si sente. No, però serio, perché pensavo di averlo, okay, quindi okay. Mi sono spasmato da solo. Ok, 2. Via. Ok, scialla. Ok, scialla. Vai, bro. Ecco, dal 3 comincia a fare male. Bro, lo sai che schifo queste cose.
Ok, il 3. No, no. Ok, il 3. No, bro. Il 3 è forte. Il 3 è forte. Bro, 4. Vai, bro. Ah, bro. Falla è me. Assurdo. Falla me. Ok, ok, ok. Mi è partita la gamba da sola. Va bene. Ah, okay. Ma pure che rimane il segno. Bro, 5. Siamo arrivati. Sulla mia faccia. Sugli occhi, bro. Vai, sui miei occhi. No, 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 sta che sotto, sta che sotto. Dai, bro, sei pronto, per favore. Ti prego. 3, 2, 1. Oh, dai! Ok, vai, ok, ora lo faccio, ora lo faccio. 3, 2, 1. Aspetta, 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 non la metto lo so, non la messa. Non l'ho fatto mai. Ok. Aspetta, faccio. Ah, guarda come si rigidisce. Bro, raga, guardate il muscolo che va da solo. Oh. 6. Oh. Ah, bro. Bro, guarda. 6. 7. Ah! Bro, fai vedere il muscolo. Ah! 8. Bro, ah! Vai! Crampo! Crampo, serio? Un pochino. Serio? Sì, bro. Che stai di? Ah, tutta la gamba. Oh, merda. Ok, proviamo questa cosa. Allora. Vai. Vediamo se... Ah, se io tocco te. Dici che funziona. Metti qua. Ok, bravo. Bro, ma mi fa male a me. Però se magari passa. Oh, no, cazzo. Bro, ma mi fa male a me. Cazzo, 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 cazzo. Te la facciamoci vedere, vai. Però non mi fa male a me. Dimmi via. Via. No. Ah, oh c***o. Non ti la passare a te. Prova a toccarmi tipo il dito e basta, tipo così. Ok. No, così. Vai, ancora. Guardatelo. No, non ce la faccio più. Dai, non ti prego. Serio, bro. Ti prego. La dolce roba pesante. Immaginavo questo, mamma guarda come vola adesso, in un 5 stelle prima stavo nel campetto. Lo so, raga. Comunque, buongiorno. Oggi è un giorno veramente assurdo per me, perché oggi scoprirò se mi dovrò operare o no. Raga, sto da solo a casa, non so che c***o è successo. Vabbè. Comunque, mi sono appena svegliato. Qua c'è Blu che mi fa compagnia, questo piccolo gatto molto bello. E oggi andrò dal dottore a fare una lastra al naso, perché c'ho il setto nasale deviato, e scoprirò se mi dovrò operare o no. Io sinceramente spero di no, però anche se dice di sì non mi importa, perché se dice di sì vuol dire che c'è bisogno e che respirerò meglio. Quindi oggi scopriremo tutto, è il grande giorno. Forse Sespo viene con me, quindi aspettiamolo. Io dovrò andare alle 4, mi sono svegliato all'1, si sono andati tutti da casa, sono completamente da solo, mi sono fatto una maschera, ora me la tolgo e poi continuerò con la mia vita. Regà, sono uscito adesso dal dottore e adesso ho il telefono in carica sul muro, non so perché, e confermato, mi dovrò operare. C'è un setto nasale deviato, non so se si vede, vabbè, è a destra o a sinistra, da una parte non lo so quale, mi sa di qua. E devo aspettare una lista d'attesa fino a settembre, quindi a settembre avrete il vlog che mi opererò. Però intanto dobbiamo andare a fare la TAC, cioè tipo la radiografia del naso, per vedere come mi devo operare e dove mi devo operare. Però intanto mi devo operare. Vai! Immagini. Bro, oh mio Dio!